I lavori su Corso Vittorio Emanuele a Pescara, in periodo di saldo, sono la goccia che ha fatto traboccare il vaso nel confronto mancato, a dirla con le parole delle associazioni di categoria, con l'amministrazione Masci, che annunciano una mobilitazione generale. Noi abbiamo proposto di spostare i lavori dopo Ferragosto, quindi il 21 di agosto. Ad oggi non sappiamo nulla e per questo sicuramente i commercianti uniti alle quattro sigle di associazioni di categoria siamo pronti a una mobilitazione o comunque a un atto, diciamo, di forza che possa essere una locandina su tutte le nostre vetrine o un incontro su Corso Vittorio, cioè comunque un qualcosa che si faccia sentire. Sono tanti i temi che vengono elencati e che non trovano soluzione. Il conto include anche la tanto chiacchierata Viale Marconi e non solo. Degli orari imposti a suo tempo e su cui ci sono ricorsi a TAR e a Piazza Muzzi, il piano acustico e le scelte tragicomiche che contiene questo piano, fino a Corso Vittorio Emanuele, dove il sindaco ancora ci chiama quando la stessa politica e la stessa maggioranza ha chiesto al nostro primo cittadino di fare un passo indietro. Incontrerà le associazioni? Ma io le associazioni le incontro sempre, faccio in modo di trovare soluzioni. Però le soluzioni non possono essere soltanto quelle che vanno a favore delle associazioni o perlomeno quelle che pensano le associazioni, perché i ragionamenti debbono essere per tutta la città, capire come svolgere dei lavori senza creare problemi. D'altronde stiamo lavorando in città, lavoriamo di notte per evitare problemi a tutti e mi sembra che non ci siano problemi effettivamente.